Oh, stasera siete a Napoli, avete preparato un repertorio particolare per questa serata o è quello che portate in giro normalmente? Beh, in realtà è quello che portiamo in giro normalmente, che poi è il repertorio tratto dal nostro ultimo disco, Goda 17, quindi sono comunque brani originali di nostra composizione. Stasera sono, diciamo, riarrangiati un po' perché abbiamo un ospite con noi, Andy Gravish, quindi abbiamo così dato una rispolveratina al nostro repertorio abituale. Tra l'altro accoppiata tromba e sassofono sono di quelle più usate nella storia del jazz. Come ti sei trovato a suonare con Andy? Sì, questa sera è la prima volta che io suono con Andy. Non avete ancora quindi provato? Assolutamente no, però sì. Questa cosa mi fa onore, diciamo. Sono molto molto contento. I brani che avete preparato per questo disco e che suonate anche stasera, chi li ha scritti? Sono brani nostri, sono quattro brani miei che tra l'altro hanno anche vinto un premio, diciamo, in America. Ho vinto un premio come compositore, insomma, sono stati anche apprezzati lì oltreoceano. Non so, i napoletani riescono a farsi vedere, valere allora al di fuori di certe altre cose stereotipate. Evidentemente, a quanto pare sì, non siamo solo pizza, cappuccino e camorra, mettiamola così. Ma insomma, altri brani, tre brani sono invece di Gianluca. Poi abbiamo qualche standard, insomma, riarrangiato un po' alla nostra maniera, diciamo un jazz un po' più aperto rispetto a quello che di solito si sente in giro. Sì. Gianluca, tu che sensazione, che testimonianza puoi dare della vostra, dei vostri concerti, del vostro giro vagare per l'Italia? Beh, io sono molto felice perché stanno andando discretamente bene, diciamo. E poi gli ospiti che abbiamo con noi al quartetto, quella è la cosa che mi rende ancora più felice. Il grande Massimo Manzi con noi e Gianluigi Goia, che è napoletano, quindi conosciamo, sappiamo di chi stiamo parlando, che a Napoli lo conoscono molto bene. Quindi. È un piacere rincontrare Andy Gravish dopo la sua performance con Francesco Nasco un po' di tempo un poco più di un anno fa, sì, mi ricordo. Peraltro noi potremmo già considerarti proprio italiano, ormai tu sei sempre qui. Grazie. Senti, invece non posso fare a meno di farti una domanda contemporanea. Obama, secondo te, questa aria di innovazione che Obama vuole dare in America, in qualche modo riuscirà a dare un contributo anche alla musica? Penso di sì, ti dico perché. Innanzitutto abbiamo lo stesso compleanno, proprio 4 agosto 61. Non so che lui è il presidente, io faccio il comitato. No, penso di sai perché? Perché proprio 2 giorni fa sono andato ad ascoltare il Count Basie Band a Roma e ci sono un sacco di amici miei. Uno è un soloista tenore, si chiama Doug Lawrence, e dopo il concerto siamo usciti insieme per chiacchierare un po', per un paio di anni che non ci siamo visti, che non ci vediamo. Mi ha detto una storia di Obama, proprio dove, come si chiama, il posto dove lavorano tutti il suo staff durante la campagna. E un giorno lui è entrato nella stanza e c'erano qualche ragazzi che stavano ascoltando un po' di musica pop, hip hop, un po' di queste cose. Obama è andato da loro, ha spento la musica e poi ha dato un CD di John Coltrane, poi dicendo questa è la musica che dovete ascoltare. Quindi per quello devo dire di sì, devo dire che speriamo che tutto andrà bene.